strumento più semplice possibile, uno strumento dimensionale. Le fasce del calibro sono praticamente piano parallele e dall'altro lato, se ragioniamo insieme, ovviamente chiedendo scusa per le figure che... Allora, il ragionamento che sta alla base dell'uso del calibro è, facciamo un'analisi ovviamente del funzionamento del calibro, un'analisi abbastanza semplice. Ok, quindi questo è il pezzo che ovviamente supponiamo essere un cilindro. E qui chiaramente il pezzo sarà un cilindro in funzione di quelle che sono le lavorazioni che il pezzo ha subito e ovviamente le tipologie di lavorazioni. Poi ovviamente l'altro pezzo, l'altra affermazione è che il pezzo sia rigido. Non so se qualche volta vi è capitato di andare in cartoleria dove sono in vendita dei calibri non come questi ma di plastica. Bene, quelli che sono? Sono degli strumenti di misura? No, assolutamente. Perché? Perché lo strumento calibro, questo qui, è realizzato e pensato in che modo? Uno, deve essere costituito di un materiale che sia, virgolette, il più rigido possibile. Ok? Qui, anche qui c'è un punto interrogativo, perché dipende dal pezzo che voi volete misurare. Per esempio, può capitare che voi state in una fabbrica di materiali in plastica, capite che la rigidità di questo eventuale cilindro di plastica è un'affermazione che va presa con le molle. E cioè nell'operazione schematica in cui voi avete le due facce del calibro, la prima analisi che dovete fare è guardare il calibro e vedere se ovviamente sono le due facce piano parallele, e si può fare anche nelle gambe del demis, no? Si può fare un'analisi. Allora, è chiaro che le due facce devono essere piano parallele e devono essere fatte di materiale che nel momento in cui io vado a serrare non si deformano loro rispetto al pezzo, se no è un casino. Quindi è chiaro che poi queste considerazioni devono essere simmetriche, però questi calibri qua, quelli che si usano nelle officine meccaniche, sono di acciaio basso legati al cromo. Giusto? Dica il cromo. Cioè, sono quanto di virgolette più rigido, quanto di più rigido la tecnologia mette a disposizione. Giusto? E quindi, primo discorso, è chiaro che nel realizzare lo strumento alcune considerazioni che sembrano banali devono essere poi confermate da una prima analisi che sia la più semplice possibile che facciamo noi. È chiaro che invece se io prendo quel coso che vendono in cartoleria, che ovviamente lo vendono anche a prezzi estremamente stracciati, vabbè, mi diverto a fare certe operazioni, ma a fare che cosa? A prendere le misure di chi? Seppure è tutto costruito nello stesso modo, quando la plastica ovviamente si deve fare. Se io vado a serrare su un oggetto che è più rigido del capo, una somiglia, giusto? Allora, quindi il problema del calibro, ovviamente, il primo discorso è ragionare su che cosa e qual è il modello. Questo modello prevede delle facce piano parallele e prevede la perfetta ortogonalità del pezzo rispetto a queste
anche questa perfetta ortogonalità è una delle incertezze che fa parte di che cosa? Del fatto che voi, quando date al personale l'ordine di verificare, vi fidate che quel personale ha applicato quei minimi di protocolli di ortogonalità e invece non arronza e mette il sistema al contrario. Chiaro questo ragionamento? Allora, è chiaro che a questo punto qui c'è un problema nel come poi io vado a raccogliere le informazioni una volta che ho fatto l'analisi, dicendo devo prendere queste informazioni e le devo caricare su un programmino che è quello del collaboratore scientifico che li analizza secondo Gauss. Se ci ragionate, in prospettiva farà parte di chi avrà come compito ingegneristico il controllo della qualità della produzione dell'officina meccanica che produce un certo numero di pezzi e che, virgolette, messi tutti quanti casualmente insieme vanno verificati in un certo modo, giusto? Allora il primo problema nel ragionare insieme dell'incertezza è come io da una cassa che contiene n perni, stiamo ragionando di controllo di qualità, comincio a processare i dati. Allora, il primo discorso è: che faccio? Faccio le misure a 10 a 10, a 20 a 20, a 30 a 30, eccetera? E cioè, il primo problema è x con 1, x con 20. Quindi, prima arbitrarietà. Nella definizione dei matematici alla corpo, quando io ho detto esiste una sola curva che comprende le infinite curve di Gauss che possono essere ottenute dalle infinite famiglie di gaussiane che io vado a verificare, il mio problema è che comunque, scusate, attenzione, posso, sono gli occhi di quelli di Cerci, allora, sto scherzando. Allora, il primo problema è questo. Ok? Quindi, che faccio? Faccio fare 20 misure allo stesso operatore? Questo è il primo problema. La prima cosa che vengono a pensare è che quell'operatore vi manda a quel paese perché deve fare 20 volte la stessa cosa. E quindi si rompe di fare questa operazione. È un'operazione scocciata, giusto? Però voi avete questa prima arbitrarietà. Ok? E attenzione, nel fare le virgolette valor medio e dispersione o scarto quadratico medio, questo numero condiziona in una maniera spaventosa. Perché? Dove questo numero veramente influenza moltissimo, se ci ragionate un attimo? Sul valor medio. Se voi fate un ragionamento che 5 misure estratte da una popolazione casuale vi danno luogo a la sommatoria da 1 a 5 di x con y e questo lo chiamate media, ma questa è una situazione nella quale avete voluto forzare il sistema, perché quando voi fate la media da una popolazione infinita ne prendete solo 5 dati e ovviamente sicuro che la media di una popolazione da 5 può capitare dove
e può fare in modo da condizionare il risultato. Quindi, primo problema, la media di numeri inferiori a 25 è poco affidabile. Da 25 in poi si comincia a poter applicare Gauss, perché Gauss fin dall'inizio dice: io ragiono su una popolazione infinita, ma la popolazione infinita è la previsionale, non quella che io faccio a posteriori. Quindi, primo problema, quanto è affidabile questa media? C'è una lunghissima dimostrazione che non credo che sia, non ve la chiedo, ma il risultato è uno solo, che però è facile da ricordare, e cioè che la sigma delle medie è sigma su radice di n, e cioè se io estraggo e faccio le medie a 5 a 5, l'affidabilità del valore della media che io calcolo è la sigma della popolazione diviso radice di 5, e cioè se invece n cresce, al crescere di n secondo la regola della radice, a quel punto la vostra sigma di m si avvicina sempre più a sigma, o meglio, in termini estremamente volgari, la probabilità che la media che avete estratto dal calcolo gaussiano è, virgolette, sempre più forte quanto più riuscite a ripetere le misure in un numero che sia credibilmente superiore a 25, perché a quel punto radice di 25 è 5, è un quinto, a quel punto l'oscillazione del valore x da 0 è in qualche maniera contenuta. Ma se voi invece andate a fare questa operazione su 2 o 3 dati, ragionate qui, ovviamente avete usato impropriamente Gauss, e questa è la prima situazione. La seconda situazione è che, siccome sigma è la sommatoria della radice quadrata degli x con i meno x con 0 al quadrato, la sommatoria di x con i al quadrato, se x con 0 è inaffidabile, immaginate quanto è inaffidabile x con i meno x con 0. Quindi, di conseguenza, sigma che voi ricavate da pochi dati è ancora meno affidabile della media. Però questo abbiamo a disposizione, ci dobbiamo accontentare di questo. Allora, l'operazione che noi dobbiamo andare a fare è un'operazione nella quale sappiamo di, virgolette, dover ci accontentare di un certo numero, poi dopo di analizzare dai dati che sono, virgolette, considerabili come una popolazione gaussiana, operare il ragionamento che abbiamo prima verificato, cioè x con 1, x con 2, x con n. Estraggo x con 0 e sigma, e a quel punto trasformo z con 1, z con 2, z con n, e tutta l'operazione diventa un'operazione di semplicissima analisi dei dati ricavati secondo l'ordine che vi ho detto. Quindi
Io prima prendo i dati, li ordino in maniera crescente e decrescente, trovo l'x minimo e l'x max, e poi a quel punto faccio la trasformazione z minimo e z massimo, e do per scontato che tutta questa sequenza di dati che io raccolgo ripetendo più volte l'operazione sia un qualche cosa di processabile secondo il criterio di Gauss. Quindi attenzione, nella sequenza di valutazione dei dati io da prima devo intervenire nel verificare che nell'operazione che io ho fatto lo strumento è stato utilizzato correttamente, e cioè rispettando tutti i limiti con cui lo strumento è stato pensato e realizzato, e poi io lo vado a processare secondo Gauss. Allora, l'incertezza di tipo A, l'incertezza che è collegata solo al fatto che io ogni volta che leggo lo strumento ho un errore di risoluzione perché l'ho letto, okay? E quindi l'operatore che l'ha letto ha fatto l'operazione di coincidenza fra l'indice scorrevole su sulla doppia scala a base 9 che sta dietro al calcolo. Quindi c'è sicuramente un'incertezza di lettura. Poi c'è un'incertezza che è connessa a che cosa in questa operazione che all'apparenza sembra banale e che in molte situazioni viene corretta, e cioè c'è un problema di serraggio. Ok, nel fare questa operazione è lasciata all'operatore la forza di serraggio con cui poi si determina il valore della grandezza. È chiaro che questa forza di serraggio dove diventa estremamente importante? Quando io ho il ragionevole dubbio che al cambiare della forza di serraggio il mio misurando si deforma. Ma quando io sono sicuro che né il calcolo né il misurando, con le possibili situazioni di differente serraggio, mi danno un risultato che ha fortemente modificato i vari risultati che sono andati a raccogliere, a quel punto sono tranquillo. Il serraggio è ovviamente l'elemento che meno disturba se ci ragioniamo. Ben diverso invece è un altro elemento che entra in questa piccolissima e semplicissima operazione, che è la temperatura. Quando voi comprate questi calibri o li usate in officina meccanica, questi calibri hanno una curva di taratura effettuata in laboratori di taratura. E come funziona la taratura del calibro? La taratura del calibro avviene, e ve la faremo vedere, in questo modo. Utilizzando quelli che si chiamano blocchetti piano paralleli. Chi sono i blocchetti piano paralleli? Sono i campioni
dimensionali, cioè voi comprate dagli istituti meteorologici primari o dai centri di taratura, potete comprare questi blocchetti che sono nient'altro che dei pezzi perfettamente lavorati e tutti perfettamente combinabili fra di loro, in maniera tale che le facce di questi blocchetti siano perfettamente dei come si possono fare di tutti i modi, tendenzialmente si fanno proprio tutti uguali, quindi tutti lavorati in maniera tale che qualunque combinazione voi facciate, poi la somma vi dà un valore che è il campione, cioè quello che viene a essere il valore certo con cui poi voi effettuate la lettura. Quel famoso discorso che io vi ho detto con sé ad un valore noto del misurando, qui 3 blocchetti, 5 blocchetti, 7 blocchetti, non è un problema, avete la possibilità di fare la verifica mettendo questi blocchetti perfettamente allineati fra loro e serrando, ok? Bene, questi blocchetti sono certificati con la loro incertezza, ovviamente, da centri di taratura che garantiscono sia dimensionalmente sia dal punto di vista della lavorazione che questi blocchetti messi in sequenza fra di loro vi diano luogo a un valore noto dimensionale, giusto? Cosa poi succede? Prima cosa, la verifica con i blocchetti piano paralleli avviene a temperatura costante e garantita a 20 gradi. Quindi il calibro viene portato all'interno del laboratorio, nel laboratorio è mantenuta costante la temperatura, il calibro deve essere lasciato per 12 ore all'interno del laboratorio e poi c'è l'operatore il quale fa questa verifica e la fa a temperatura costante pari a 20 gradi più o meno 0,5 se non vado errato 0,5 gradi centigradi. A quel punto avete tarato il calibro perché avete fatto un'operazione che si chiama taratura, che è l'operazione conseguenza del concetto che noi abbiamo detto che il ritenuto vero meno il misurato è l'incertezza, giusto? Attenzione, quando è che io posso parlare di taratura? C'è un rapporto che è stato codificato, che ormai è valido a livello internazionale e che dice che il mio valore I con 0, che è il valore di riferimento, deve essere ottenuto da uno strumento o da un sistema che ha una incertezza nel rapporto all'incertezza tipica dello strumento di 3:1, e cioè il mio campione dimensionale deve essere 3 volte più preciso delle prestazioni che io mi aspetto dal calibro. E la gerarchia fra campione e strumento per poter parlare di taratura per confronto è 3:1. Ok? Quindi quando io vado a fare la taratura del calibro inserendo tra le facce del calibro tanti blocchetti piano paralleli quanto io ne voglio lungo il campo di misura, i blocchetti che vado a inserire devono essere 3 volte più precisi delle prestazioni garantite dal calibro. La stessa cosa è per le bilance. Allora, la bilancia del salumiere,
che deve essere garantita a 0,1 grammi, io la verifico con una pesira che deve essere certificata a 0,03, cioè un terzo di quello che è il valore per cui io devo andare a verificare. È ovvio che questi valori cambiano in funzione di che cosa? Da un lato delle esigenze di precisione dimensionale di alcune lavorazioni, d'accordo? Voi sapete che esistono diversi gradi di lavorazione, quando erano i miei tempi, adesso non più, le lavorazioni si caratterizzavano a triangolini, no? Adesso se mi pare che si fanno altro. Quindi c'è la quando voi lavorate un pezzo al tornio, se lo lavorate a specchio si arriva a caratterizzarlo, mi pare, con 3 o 4 triangolini. Adesso non so come si caratterizza. Ok. Quando si truccavano i motorini si lavoravano i cilindri a specchio e si diceva che doveva essere fatto con 4 triangolini. Adesso non mi ricordo perché questa la parte meccanica non mi è mai stata. Comunque, il concetto è dimensionalmente questo. Se fate un ragionamento di simmetria, per quanto riguarda le bilance, è chiaro che la bilancia del salumiere rispetto alla bilancia di chi vende oro deve avere una diversa garanzia. Se ci ragionate bene, queste garanzie hanno una regola aurea. Io vado a confrontare lo strumento con un campione che deve essere 3 volte più preciso di quello che sto verificando. Non posso paragonare a pari incertezze, perché anche il campione ha la sua incertezza. Non so se è chiaro il problema. È chiaro che poi, quando voi avete tarato questo calibro e lo avete tarato con i piano paralleli e uscite da laboratorio, la grandezza temperatura non è più sotto controllo. Non è più sotto controllo. Quindi dipende da dove voi usate questo calibro. Benissimo, cosa succede a questo punto? O io trascuro e faccio finta che questa influenza della grandezza temperatura non la conosco, oppure sapendo a che temperatura ho usato il calibro posso correggere il risultato. Che significa correggere il risultato? Significa prendere questi dati e, virgolette, aggiungerci l'informazione sulla temperatura. E cioè dire, la sequenza di dati, 20 dati, che io ho ricavato è stata presa invece che a 20 a 28 gradi. È un'informazione. A quel punto che cosa succede? Che io questi dati li posso correggere se conosco il coefficiente di dilatazione del calibro e conosco il coefficiente di dilatazione del pezzo che io sto verificando. Giusto? Allora, se conosco i due coefficienti di dilatazione, io correggo questi risultati e inserisco in questi risultati un fattore correttivo che è funzione del coefficiente di dilatazione. È chiaro che la stessa cosa, invece che a 28, avviene quando io uso lo strumento a 18. Cioè, nella fabbrica, virgolette, Fiat, non condizionata, è ovvio che questa operazione si fa sistematicamente, cioè si aggiunge al dato dimensionale l'informazione su qual è la temperatura in quel momento o in quella serie di dati.
Qual è la considerazione su questo concetto di correzione che dobbiamo fare? Non è tanto la non conoscenza dei coefficienti di dilatazione, perché il coefficiente di dilatazione del calibro fa parte delle informazioni che chi vi vende il calibro vi deve fornire. Quindi, chi vende il calibro vi dà la curva caratteristica del calibro, vi dà la taratura del calibro e poi vi dice: questo calibro è fatto di acciaio al nickel cromo con coefficiente di dilatazione X. D'accordo? Il pezzo noi sappiamo di che cosa è fatto, vado a leggere su qualsiasi libro di chimica e ciò la proprietà di dilatazione. Il punto sul quale non devo sbagliare è che la temperatura alla quale avviene la misura è a sua volta misurata con un termometro. Giusto? E quel termometro ha una sua incertezza. Allora, se in questa analisi in particolare, quella dimensionale, voi fate l'operazione di raccolta, fate l'operazione di correzione e vi dimenticate o andate a dire con che strumento avete verificato la temperatura, ok? Se è il normale termometrino che si usa per le misure di temperatura ambientale, quel termometrino al più è garantito, al più è garantito a 0,5 gradi, ma proprio deve essere un buon strumento. Allora voi fate tutta questa operazione, fate le correzioni e poi qua ci avete un'incertezza sulla misura di temperatura che è più o meno un grado, o qualche volta se vi va bene, cosa più specifica, perché 0,5 gradi, questa incertezza, dove sta? Se la portano dentro quei dati. E cioè, voi correggete i dati e vi portate dentro nella correzione un'incertezza del fatto che la misura della temperatura ambientale avviene con strumenti che sono una scienza. Ok? Bene, questa incertezza sta dentro questi dati. Ok? E spesso e volentieri fa sì che quei dati a quel punto, oltre alle incertezze tipiche connesse al processo di misurazione con i calibri, si portano dentro un'incertezza della temperatura che spesso e volentieri, essendo, attenzione, la temperatura è una delle grandezze più fedeli che esiste, perché viene misurata in un punto da un sensore che sta in un punto e in un luogo. Se voi misurate la temperatura lì o la misurate lì, avete due dati diversi. Ok? Di conseguenza, quando la grandezza di influenza temperatura entra in gioco, state pur sicuri che come risultato finale della vostra operazione di misura vi siete portati un'incertezza connessa proprio a questo fatto, che voi misurate la temperatura di equilibrio di un punto e poi fate la forzatura di dire è uniforme nell'ambiente di misura. Non è assolutamente vero, e questo si va a ripercuotere come grandezza di influenza che, attenzione, diventa di tipo A o di tipo B, e cioè lo so, correggo e faccio le operazioni, oppure lo so, ma so anche che ho misurato la temperatura in un ambiente, specialmente in un ambiente industriale, non vi dico, non vi conto che cos'è, è quella incertezza connessa al fatto che io la misuro in un punto e ho ipotizzato che sia uniforme, entra in gioco nel processo di
uso di questi dati. Quindi attenzione, quando si dice le incertezze sono classificate di tipo A o di tipo B e quelle di tipo A sono solamente casuali, okay, questa affermazione è una di quelle affermazioni che è conseguenza di considerazioni quali quelle che vi ho detto. E cioè quando io vado a fare un'operazione nella quale la grandezza parametro temperatura non è sotto controllo, sono sicuro che quella affermazione si è portata dietro l'aleatorietà dell'incertezza con cui io sono andato a misurare la temperatura. Chiaro? Non immaginate nei dati meteorologici e in moltissimi dati che sono connessi a parametri ambientali come questa situazione è una situazione che determina incontrollabilità totale di alcune cose. Se fate, vi faccio un ragionamento che fa parte della mia esperienza personale, ok, nella valutazione dei dati climatici tra Cassino e Napoli c'è una sistematicità di circa 5 gradi fra la temperatura che c'è a Napoli, cioè in 100 km ci sono 5 gradi di differenza, che non sono pochi. La stessa cosa se fate l'operazione fra Cassino e Frosinone, fra Cassino e Frosinone sono 3 gradi di differenza. Capite che quando si fanno ragionamenti macroscopici dando un valore alla temperatura di progetto, che stiamo parlando di impianti di condizionamento, questo dato diventa sempre meno fondamentale nella sua certezza. Allora, nella 11ª lezione sull'incertezza io spero che io ho cercato di chiarire tutto, però poi dopo, quando voi non riuscite all'esame a dire che cos'è l'incertezza, siamo abbastanza categorici. Tornando al discorso iniziale, allora, e poi chiudiamo, non vi preoccupate, abbiamo finito, ci vediamo domani. Allora, e poi chiudo. Allora, z uguale 1, z uguale 2, z uguale 3. Benissimo, sono solo queste le tre condizioni che troverete quando si parla di strumentazione, e ciascuna di queste altro non è che dire 1 sigma è uguale a x ritenuto vero meno x medio, 2 sigma è x ritenuto vero meno x misurato, 3 sigma è x ritenuto vero meno x misurato. Attenzione, 1, 2 o 3 sigma si individuano con una parola, fattore di copertura. Cos'è questo fattore di copertura 1, 2 o 3? Non è nient'altro che nel ragionamento che porta alla descrizione della curva gaussiana normalizzata, il fatto che da meno 3 più 3, da meno 2 a più 2, da meno 1 a più 1, l'area sottesa
alla curva gaussiana e cioè l'integrale da meno z a più z della gaussiana è uguale a che cosa? A questa rappresentazione che vale 68 e 3 vale 95,4 vale 99,7. Perché nel giochino che noi ci potremmo inventare, e cioè che io uso lo strumento, lo uso correttamente e poi facciamo le scommesse, se esce un valore, quindi ciascuno di voi dice leggerà questo valore, e cioè nel giochino a cui siamo abituati tipo roulette, dadi o quello che è, il concetto che io riesco a indovinare qual è il dato di misura non serve a niente. Cioè nessuno di noi si è mai messo, neanche in laboratorio, a dire adesso faccio misurare al professore Ficco e sono sicuro che la temperatura è 21 gradi. No, non ci interessa. Cioè il singolo dato di misura non ci interessa. Ci interessa la fascia di valori intorno al valore medio. Vedete, io mi ripeto per la 500ª volta fino a che, e cioè se il mio dato capita fra meno 1 e più 1, che probabilità c'ho? Se il mio dato capita fra meno 2 e più 2, che probabilità c'ho globale? Se il mio dato capita fra meno 3 e più 3, che probabilità c'ho? O in maniera che l'avete capita, se su 1000 dati 997 stanno fra meno 3 e più 3, significa che solo 3 dati su 1000 vanno fuori da quella fascia. Allora chi vi vende lo strumento e vi dà la garanzia che è un contratto? Perché quando io vendo e garantisco, ho fatto un contratto su cui si possono ovviamente anche innescare delle controversie. Quando io vi dico il mio strumento di misura usato correttamente nell'ambito di tutte quelle che sono le sue limitazioni prestazionali, solo in 3 dati su 1000 ti leggi un numero fuori da questo dato, significa che io quel dato lo posso scartare. È chiaro? Quindi da un lato c'è chi vende lo strumento che ve lo garantisce, e l'altro lato è il verificatore che dice: io ho fatto la misura, con questo grado di incertezza mi trovo o no, e cioè il mio strumento usato in alcune condizioni che io conosco mi risponde o non mi risponde, lo sto tarando. Chiaro? Allora io se prendo il mio calibro e ci metto il blocchetto piano parallelo, e se il blocchetto non è caduto, si è virgolette deformato, qualcuno me l'ha venduto sbagliato, io devo leggere quel valore. E se prendo tutti i calibri di quella ditta, perché ovviamente è chiaro che lui garantisce la serie, non il singolo calibro, quindi questa famiglia di calibri risponde in questo modo. Poi mi capita il calibro che sta fuori e vabbè, saranno, la garanzia è 99,7, lui ti ha detto 3 possono andare fuori. Chiaro? Quindi
c'è sempre un continuo, però attenzione, non il continuo del singolo evento a cui noi siamo abituati quando ragioniamo nel gioco delle carte, eccetera. Qui è prestazionale, la fascia di valori intorno al valor medio. Chiaro? Allora, io spero che questa cosa abbia di chiaro, perché questa è tutta la metrologia del dopo, del quando, dall'accordo con cui io vi garantisco e che sappiamo leggere tutte e due, perché chi vende non vi dice che è 3 sigma, vi dice a fattore di copertura 3, o in molti casi non lo dice proprio, e se non lo dice il fattore di copertura è per convenzione 3. Se il fattore di copertura è 2 o è 1, lo deve dire. Quindi lo strumento, quando viene venduto con campo di funzionamento, curva di risposta, incertezza. Quel numero con cui si esprime l'incertezza, che è, attenzione, può essere assoluto o relativa, poi ne parliamo, casomai domani facciamo una piccola banale riflessione. Quel numero, se non ci sta scritto niente, è solo un numero con un più o meno, dipende che cosa state misurando, grammi, gradi, secondi, è chiaro? Significa che quella espressione è fatta, è ricavata, è sostenuta con un fattore di copertura 3. Se vuole un fattore di copertura più debole, lo deve dire, altrimenti negli accordi commerciali e nelle garanzie, che ovviamente sono sempre connesse alla libera circolazione delle merci, quando lui non dice nulla, è fattore di copertura 99, è sempre. Quindi, quando andiamo a leggere il depliant, sappiamo che quel depliant esprime quel numero in questo ragionamento di garanzia e poi di verifica dall'altro lato. Va bene?